Questo video è stato sponsorizzato da NordVPN, la VPN che ti permette di guardare quello che vuoi, come vuoi, dove vuoi, perché vuoi, proteggere la tua navigazione e anonimizzare i tuoi dati. Se ancora non ce l'hai, a parte che è gravissimo, ci vediamo a fine video che ti spiego perché lo uso io, oppure attiva direttamente l'offerta al link in descrizione dove trovi anche uno sconto esclusivo per la ciurma. E ora, le grandi invenzioni del genere umano: la ruota, il fuoco, la piscina, il tagliaunghie, il Molise, la macchina succhiatrice svedese a presa rapida, Nicolas Cage e soprattutto il palo colpito da McKinley. Tutte rivoluzioni tecnologiche che hanno permesso all'umanità di raggiungere traguardi inimmaginabili per qualsiasi altra specie, che ha permesso di raggiungere una vera e propria perfezione biologica, connubio perfetto tra pigrizia e dipendenza dal cibo da sport. Ma se vi dicessi che siamo riusciti a realizzare tutto ciò solo grazie a dei funghetti allucinogeni? Stupefacente, direte voi. Eppure, circa 100.000 anni fa, a causa della desertificazione in Africa, alcuni nostri antenati avrebbero cercato rifugio nelle foreste tropicali, dove scoprirono la presenza di un fungo edibile. E ovviamente iniziarono a mangiarselo. Ouch. C'era solo un piccolo problema, c'è sempre un cazzo di piccolo problema. Perché quello era un fungo allucinogeno. E si parte per l'ipersballo. Oh shit. Ormai introdotto nella loro dieta, quei primati iniziarono a pensare cose che non avevano mai pensato prima, sperimentare sensazioni, desideri nuovi, immaginare cose, sviluppare nuovi linguaggi, processi cognitivi, fare associazioni mentali bislacche, avere nuove paure. Che sia stato questo il segreto dell'evoluzione umana? E forse per questo che siamo qui, oggi, tutti a disagiare insieme? Mettetevi pure scomodi perché non avete idea di che trippone è sto video di oggi. Amici, amiche e membri di questa ciurma tutta, bentornati sul nostro secondo canale in bassa risoluzione ma alta allucinazione. Io sono il dottor Barbascura X e oggi vi parlerò della magnifica teoria che gira da più di 30 anni nei più sofisticati salotti di tutto il mondo. E no, no, non sto parlando della cipolla nella carbonara. Non mi infilo in questo dibattito, fatela come cazzo vi pare. Basta che ci mettete la panna. Basta! Sto parlando della teoria della scimmia drogata. Sì, questa cosa esiste. Esiste. Ed è una figata incredibile! Ma prima vi voglio spiegare perché voglio parlarvi di questa teoria. L'idea per questo video mi è arrivata da una sorta di stress post-traumatico cinefilo, che detta così non vuol dire una ciola, e invece sì. Parlo del trauma della visione di film arrabattati a cazzo di cane. Dovete sapere che io sono un gran fan della fantascienza. Io amo la fantascienza. Anche se non ne abuso più di tanto. E non ne abuso perché, purtroppo, troppo spesso, la fantascienza fa cagare, fa cagare, fa. Quando becchi quella buona è tutto un... squisitezza, mind blowing. Ma in genere è fatta con il culo. E dopo 2 ore di pellicola, quel che ti resta da fare è tirare lo sciacquone. Dai, sapete di cosa parlo. Siamo tutti insieme in questo grande trauma. Troppo spesso la fantascienza è banale, ricade sempre nei soliti cliché, con mondi sconfinati ma tutti rigorosamente uguali e soprattutto simili a quelli terrestri, con creature alieni provenienti da mondi lontani, con dinamiche evoluzionistiche completamente diverse dalle nostre, ma tutte rigorosamente umanoidi, o comunque che richiamano qualcosa di terrestre, e con atteggiamenti a noi comprensibili. Troppo spesso cose che si riciclano e riciclano in un ciclo, anzi riciclo senza fine, che basta! Questa cosa a me fa incazzare, fa molto incazzare, anche se la spada laser... è figa. Però fa incazzare comunque, punto! Fa incazzare perché un sacco di produzioni spendono un fottio di soldi sugli effetti speciali, sui costumi, sull'aspetto meramente grafico di un'opera e non si preoccupano minimamente dell'aspetto principale. La storia, la trama, l'idea! Dov'è l'idea? Dov'è? Avatar! Io, in quanto autore e scrittore, sta cosa non riesco proprio a tollerare. Oh, non so se sono io ad essere strano, ma se tu mi dai una storia scritta bene, originale, con delle idee innovative, con dei concetti fighi che mi restano, su cui poi posso pure tornarci a distanza di tempo, di anni, ci ripenso e dico wow, comunque che figata. Mi puoi mettere pure dei cani maledetti come attori e riprendere tutto con un Nokia 3310, smarmellare tutto quanto a manetta e montarlo come un film di Bollywood anni 2000? A me fotte sega! Se quella storia è ben scritta, io la adorerò e me ne rimarrà indelebile il ricordo, come la prima pallonata di coglioni. Se invece mi dai una parte visiva da paura, inattaccabile, ma una trama senza senso, o peggio, banale, ma io ti vengo a prendere sotto col monopattino in retromarcia. Se volete, in futuro vi racconto un po' di esempi di idee fantastiche effettivamente trovate nella fantascienza, perché a volte sì, le storie sono belle, a volte
poche volte. Ad ogni modo, a causa di questo mio ormai troppo spesso provato dolore fisico, di questo mio desiderio di prendermi a frecciate sulle ginocchia, ho pensato di raccontarvi un po' di teorie che effettivamente esistono e che sarebbe fighissimo e molto originale vedere riadattate in un contesto creativo di fantascienza. Aspettatevi un po' di video a riguardo perché secondo me è interessante. Inizierei proprio da raccontarvi questa teoria strafiga che non mi risulta essere mai stata utilizzata. La teoria della scimmia drogata. È una teoria che vorrebbe spiegare come l'essere umano abbia costruito tutto quello che vedete oggi intorno a voi, prendendo una deviazione inaspettata durante il processo evolutivo. Perché noi siamo gli unici esseri viventi terrestri che hanno degli atteggiamenti simili. Corriamo senza essere inseguiti, passiamo sulle strisce pedonali, ringraziando pure l'automobilista che si ferma e non ci prende soldi. Abbiamo formato un insieme di norme per regolare il vivere civico, tipo l'articolo 121 del TULPS, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che vieta il mestiere di ciarlatano. Compari, esiste davvero, anche se su Facebook a quanto pare non è arrivato. Siamo una specie che compra i cocktail la sera e sogna di visitare terre lontane inesplorate, che si fa i selfie, che posta sperando di essere amati ed invidiati dal prossimo, che ha rapporti sociali così intricati e complessi che un invito al matrimonio il 27 luglio diventa un'infamata. Se t'ammazzavano un parente era meno peggio. Ma partiamo dalle origini. Come nasce questa teoria? La teoria della scimmia drogata fu proposta la prima volta dall'etnobotanico Terence McKenna, che la raccontò in un libro del 1992, Food of the Gods. Già il nome è tutto un programma, ma fidatevi, vale la pena spendere anche un paio di parole sul suo creatore. Terence McKenna era uno scrittore naturalista e filosofo, nato in Colorado nel 1946, nella piccola cittadina di Paonia. Famosa perché alla fine del 1800 questa minuscola città aveva tutto quello che un americano potesse desiderare. Meravigliosi monti innevati. Io sono stato azzurro di sci. Larghe strade per far correre la propria Harley Davidson. E un genocidio di un popolo indigeno giusto per coronare la fondazione di codesta piccola cittadina. Che se non fondi una cittadina su un genocidio, che razza di americano sei, scusami. Il famoso The Meeker Massacre, realizzato per fare posto a una città che oggi ospita un rally annuale di motociclette. Se fossi un indigeno, lo accetterei. Ok, Wagyu, avete ucciso tutto il mio popolo della zona, ma siete ampiamente esonerati dal mio odio e rancore perché mi avete regalato un rally di motociclette. Volevo bene a mia madre, ma un rally di motociclette è troppo bello, può accompagnare solo. Ed è qui che nacque una delle menti più famose del movimento New Age americano, il nostro eroe, Terence McKenna. Immagina, sei un adolescente di Paonia a fine 1900. Che fai per passare il tempo? O collezioni scalpi di indigeni oppure ti droghi. A McKenna, a quanto pare, gli scalpi facevano cagare e quindi scegli lo sballo all'inizio. Ci hanno detto che da lei parte una parte dello spaccio della droga. A quanto scrisse, una delle sue prime esperienze psichedeliche fu con i semi di Morning Glory, in italiano Bella di Giorno, che però è il nome comune di molte specie di piante e di escort, in realtà, quanto principalmente piante di questi due generi qui. E quindi, boh, di cosa si sarà mai fatto il giovane McKenna? Non ne ho idea. Forse neanche lui, in realtà. Anche perché questi generi oggi contano più di 700 specie. Vallo a sapere che si è fumato sto qua. Ma in ogni caso, da quel giorno si disse solennemente e quoto: c'è qualcosa qui che vale la pena perseguire. Cheat, parole sue. Quello fu solo l'inizio di questo magico viaggio. L'autore, come una guida alpina, iniziò a calarsi di tutto, ma proprio di tutto. Non smise mai di provare sul proprio corpo qualsiasi cosa potesse avere anche un minimo effetto psicotropo, compreso leccare la testa di Paolo Brosio per vedere davvero la Madonna. E con questa grande passione nelle narici decide di iscriversi all'università, perché si sa, l'università ti riempie di aspirazioni. Nel suo caso aspirava e basta. Però cosa potrà mai studiare una bustina ripiena di anfetamine come lui all'università? Eh? Meccanica quantistica, chimica dei materiali, matematica dei sistemi informatici, economia, forse, ma no. Studiò sciamanesimo. Che tu dici, esiste davvero un'università che ti fa studiare sciamanesimo? Perché nessuno me l'ha mai detto? Avrei potuto prevederlo se solo avessi studiato sciamanesimo. Si era avvicinato alla materia grazie allo studio della religione popolare tibetana e attraverso una fase della sua vita che lui stesso ha chiamato oppio e cabala. Io non ce l'ho una fase così nella mia vita. Una fase che si chiama oppio e cabala. Ora mi sento uno sfigato. Io al massimo ho avuto la fase accademica, quella taralli e lacrime. Al momento sto attraversando quella tisana corretta e biscottini e cereali con la frutta secca di quelli che pucce e poi si smerdacchiano in giro, per esempio. Ok, un nome meno accattivante di oppio e cabala, però fatevelo andare bene. Barba scura.
Insomma, nei primi anni 80 McKenna inizia a parlare pubblicamente di droghe, ma con passione proprio, diventando uno dei pionieri del movimento psicadelico. Si concentra soprattutto dallo studio della psilocibina prodotta dai funghi, dell'ayahuasca, della cannabis e DMT. In particolare la psilocibina diventa il suo cavallo di battaglia. Per chi non lo sapesse, è un alcaloide che se ingerito esercita effetti sul sistema nervoso centrale, inducendo esperienze psicadeliche con effetti lievemente euforizzanti. Siete mai stati a cavallo di un unicorno? Psilocibina e bang! Siete mai stati cavalcati da un unicorno? Allora mi sa che non siete iscritti al mio OnlyFans. Oh yeah! Comunque io non l'ho mai provata, ma penso che fosse di quello che si faceva Kermit la rana. Nel 1985 McKenna fondò un giardino botanico di quasi 8 ettari che contiene migliaia di piante utilizzate dalle popolazioni indigene delle regioni tropicali, così da approfondire i suoi studi sull'importanza della conservazione e, soprattutto, sul farsi le bombe! No, scherzo, dai. Farsi le mega bombe! Secondo McKenna, le proprietà psicotrope di alcune piante e funghi potrebbero servire per tutto: curare malanni, problemi spirituali o far svoltare il cenone di Capodanno alla nonna. Ma c'è un utilizzo che McKenna consiglia maggiormente, quella che lui chiama dose eroica. Che cos'è la dose eroica? 5 grammi di funghi psilocibini secchi presi da soli a stomaco vuoto, in una stanza al buio, in silenzio e con gli occhi chiusi. Ok, in questo modo, secondo lui, si poteva vivere una profonda esperienza visionaria. Io mi sono risvegliato in braccio al mio vicino 82enne seduto sul divano del mio soggiorno mentre mi raccontava di come i gerani li aveva inventati lui nel 52, mentre era funghi. E qui il cerchio si chiude. Ora parliamoci chiaro. So che siamo abituati a parlare di droghe in generale, stigmatizzandole come brutte e cattive in qualsiasi contesto, ma l'utilizzo di alcune sostanze psicotrope per curare traumi e gravi patologie è stata davvero studiata e messa in pratica, con ampi benefici dimostrati. Benefici come la diminuzione dei draghi di Morgoth sulle rive di Narog. No, aspetta, quella è un'altra cosa. Ad esempio, negli ultimi anni ci sono stati diversi studi su come curare lo stress post-traumatico o anche il burnout attraverso la cosiddetta medicina psicadelica. Non parliamo solo di psilocibina, ma anche LSD e mescalina, che per l'appunto in giusti contesti, dosaggi e supporto medico si sono rivelate molto utili per il trattamento della depressione, dell'ansia e un sacco di altre cose. A tal proposito, dov'è che l'ho messo? Oh, vi consiglierei questo libro, LSD, il mio bambino difficile. Ma sapete cosa dovete leggere prima di questo? Questo, il satiro scientifico, perché se non sapete che i trichechi si fanno i soffocotti non potete campare. E dove le trovate queste informazioni se non nel satiro scientifico? Ma qua che immagini pregne di amore, amore. Ma torniamo a noi, per citare il fu d'annunzio, giusto per rimanere in tema trichechi. Ad oggi il tema delle sostanze psicoattive in medicina è un tema estremamente controverso per via della forte campagna antidroga partita nei diversi paesi. Perché la droga è sempre brutta. Sì, ma quale droga? Cosa intendiamo per droga? E in quale contesto? La caffeina vale come droga? Se ti fanno un'anestesia ti stanno drogando. Ma tra la droga e sentire tutti i dolori dell'operazione, viva la droga tutta la vita! Tanto lo so che taglierete quest'ultima parte e la userete fuori contesto. Ci sta. Viva la droga! Mangiatene tanta, bambini! Se invece ci seguite dalla Cina e vi siete risvegliati in una vasca piena di ghiaccio, abbasso la droga tutta la vita. Ma oh, almeno non avete sentito nulla e potete andare in giro a dire che il viaggio vi è costato un rene. Ah? Giuro che ci arriverò al punto prima o poi. Ci arriverò, però sarà... ne vale la pena, fidate. Nel 1970 il presidente americano Richard Nixon vietò definitivamente l'utilizzo di queste sostanze amate da McKenna, inserendole in quella categoria che ne impedisce l'utilizzo anche per scopi medici. Il resto del mondo si allineò a lui e ci sono voluti più di 40 anni prima che la psilocibina e altri psichedelici venissero riscoperti per il loro potenziale medico. Ed oggi è stata addirittura depenalizzata in 2 stati americani e in diverse città. E niente, quindi alcuni laboratori stanno portando nuovamente in auge la psicoterapia psicadelica. Abbiamo perso soltanto 40 anni di ricerca e sperimentazione. Cazzi di chi c'ha problemi mentali. Cioè i problemi mentali? Cazzi tuoi. Quindi quando parliamo di McKenna parliamo senza dubbio di un lungimirante, di un pioniere, di un apostolo della liberalizzazione. C'è però un problema. Tra medicina psicadelica e le teorie bizzarre del vecchio McKenna ci sta in mezzo un universo di teorie un po' strampalate. Iniziamo finalmente questo viaggio assolutamente allucinato nella mente allucinante di un uomo allucinato. Innanzitutto, lui era convinto che gli svarioni che uno si fa da strafatto sono in realtà viaggi transdimensionali. È una quota.
cheat, cosa di cui comunque sono convinto anch'io, perlomeno fin quando poi non finisce l'effetto. Propose che la DMT, ovvero la dimetiltriptammina, una molecola presente in diverse piante che produciamo anche noi nel nostro corpo, fosse in grado di mandarti in una dimensione parallela e che a quel punto ti permettesse di incontrare entità dimensionali superiori. Cheat. E per incontrare intendo letteralmente, cioè incontrare letteralmente, che ci parli a tu per tu. Magari ci litighi, madonna, se incontrassi Gandhi, minchia, sarei lì a provocarlo per ore finché non mi tira un pugno in faccia, così potrò finalmente andare in giro a dire che pure a Gandhi giravano i coglioni. Sì. Come immaginare le teorie di McKenna? Immaginatevi Lovecraft durante un viaggio culturale ad Amsterdam dopo aver leccato rane e funghi che vola nell'iperballo guardando per ore un polpo in un acquario di una vetrina di un coffee shop e si convince di essere faccia a faccia con una creatura aliena dalle verità inenarrabili. Ecco, uguale. Secondo McKenna le sostanze allucinogene possono metterti in contatto anche con i tuoi antenati e con gli spiriti della terra, avanzando addirittura l'idea che gli psichedelici fossero in realtà delle porte nella mente di Gaia. Cheat. Ovvero il passaggio verso l'intelligenza stessa del pianeta Terra, il pianeta su cui viviamo e mangiamo sushi. Aprendo queste porte, la Terra sarebbe in grado di parlarci e le sostanze psichedeliche sarebbero dei facilitatori di questa comunicazione. Pronto, Gaia? Sì? Pronto? Non sei... No, non pi... Ho la rete a terra! Ah! 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 Che incredibile burlone che sono. Comunque preferirei non parlare con la Terra. Sai quante bestemmie sta covando verso il genere umano? Ah? Ma McKenna ha anche ipotizzato la teoria per cui siamo davvero qui. La teoria della scimmia drogata. In quale contesto culturale nasce questa teoria? All'epoca girava molto la teoria della panspermia. Vi ricorderete, ne avevo parlato di recente anche nel video dei tardigradi. La panspermia afferma che sia possibile che la vita sulla Terra sia iniziata in seguito all'arrivo sul nostro pianeta di forme di vita aliene dallo spazio. Probabilmente di tipo batterico, Quindi non gli alieni proprio. Non gli alieni come ce li immaginiamo noi. Comunque alieni sono. In realtà l'altra volta non vi avevo detto che questa teoria era stata elaborata per primo dal biofisico Francis Crick. Proprio lui, uno dei tre tizi che scoprì la forma doppia elica del DNA. Solo che quella prima versione della teoria, quella di Crick, era alquanto fantasiosa. Perché parlava di panspermia guidata. In che senso guidata? Nel senso di panspermia realizzata da civiltà extraterrestri che inviavano loro degli organismi su altri pianeti a bordo di astronavi spaziali. Quindi c'era l'extraterrestre che andava sul suo razzo spaziale, metteva degli organismi e poi li sparava sugli altri pianeti. Perché? Boh, così a buffo. Voleva fare dei giardini in giro per lo spazio. Non lo so. Comunque fa troppo ridere. Il tizio che ha scoperto la doppia elica di DNA, che ha rivoluzionato il mondo della scienza, si è riuscito con queste cose bizzarre. E non sono le uniche, quante ne ha dette. E occhio, non mi sono inventato niente. Questi sono gli appunti di Crick. Guardate. Cioè, vedete? Oh, cioè... Quindi, essendo quello uno dei dibattiti di quegli anni, McKenna non si fa scappare la ghiotta occasione di infilarci il fungazzo, uno dei suoi. E si dice, sai che c'è? Secondo me, i funghi psilocibini sono degli esseri estremamente intelligenti, arrivati su questo pianeta attraverso delle spore, che hanno migrato, viaggiando attraverso lo spazio, e ora stanno tentando di stabilire una relazione simbiontica con gli esseri umani, tipo The Last of Us, però alieno. Il ragionamento non fa una piega. È atomico. Oh no. Un fungo atomico. Ed ecco perché la teoria della scimmia drogata. Secondo lui sono questi funghi ad averci fatto evolvere, aiutandoci a diventare quello che siamo, attraverso una vera e propria rivoluzione cognitiva e intellettiva. I funghi psilocibini alieni, signore e signori. E in particolare sarebbe il fungo Psilocybe cubensis, che gli ominidi di circa 100.000 anni fa aggiunsero alla propria dieta, causando l'alterazione del loro processo cognitivo. Gli esseri umani iniziarono a pensare cose, a fare associazioni di idee, a guardare il mondo con occhi diversi. La teoria sostiene che la transizione da Homo erectus a Homo sapiens abbia a che fare con i funghi. Inginocchiatevi quindi di fronte alla loro mistica cappella! Capite quanto è una figata sta roba? Che mi fa anche riflettere. Cioè, se nella monnezza noi mettessimo ogni tanto dei funghetti allucinogeni, che succederà tra qualche millennio ai gabbiani di Roma? Che già ci fanno il culo. Sono perfettamente a loro agio sia camminando che volando che via mare. Un esercito inarrestabile. L'ultima volta mi hanno fottuto il portafoglio. Che succede se iniziano a drogarsi e diventare intelligenze superiori? Iniziano a prevedere il futuro? Ci ruberanno i panini usando la telecinesi? In ogni caso, per McKenna, i progressi cognitivi dell'evoluzione umana sono tutti attribuibili all'assunzione di psilocibina. Secondo lui è successo per caso, come dicevamo all'inizio. A
causa della desertificazione in Africa gli esseri umani hanno cercato rifugio nelle foreste tropicali, seguendo le mandrie probabilmente dei bovini, il cui sterco tra l'altro dice che attirava già gli insetti che secondo lui erano già parte della dieta umana di quel tempo. Così in quelle foreste i nostri antenati hanno scoperto lo Psilocybe cubensis, e questo è quanto. Insomma, è possibile che questi funghi abbiano fatto da catalizzatore evolutivo, che abbiano davvero permesso lo sviluppo del linguaggio, dell'immaginazione proiettiva, delle arti, della religione, della filosofia, della scienza e di tutta la cultura umana. Frate, che trippone. È peggio di Kurt Cobain nel villaggio dei puffi che lecca le fungo case mentre fa i complimenti a Cristina D'Avena. Ma quanto è scientificamente plausibile questa teoria? E quanto è plausibile che Kurt Cobain facesse i complimenti a Cristina D'Avena? Diciamo poco. Purtroppo in entrambi i casi. È una teoria affascinante, senza dubbio fantasiosa, ma già a suo tempo venne considerata eccessivamente speculativa. E giustamente, oserei dire. È tutta campata sulle elucubrazioni di questo singolo uomo particolarmente fatto. Inoltre McKenna, come prova dei presunti effetti dei funghi sugli esseri umani, spesso citava le ricerche dello psicofarmacologo Roland L. Fisker, di cui però gli criticavano di aver travisato gli studi. Se ti criticano di aver travisato gli studi è un po' come se ti stanno dicendo di non aver capito un cazzo. E capiamoci, gli esseri umani hanno davvero fatto uso per secoli di queste sostanze. Ci sono popoli indigeni di diverse parti del mondo che per molto tempo hanno usato sostanze psichedeliche, senza però mai manifestare nessuno dei vantaggi evolutivi descritti da McKenna. Mio zio ad esempio è da anni che sperimenta a soli fini scientifici, è davvero giuringiurello, il prolungato uso di sostanze allucinogene. E a me pare un po' più rincoglionito di prima. Insomma, teorie strampalate, ma gli diamo il merito di aver sdoganato alcuni temi che ancora oggi sono considerati tabù. Quindi, dal punto di vista scientifico, diciamo che non la prenderei troppo sul serio. Ma se parliamo di fantascienza? Se parliamo di fantascienza, qui c'è l'oro. Qua c'è un intero mondo da sfruttare. Con queste informazioni ci fai quel che vuoi. Non sarò io qui a dirvi come poter utilizzare queste cose in un racconto, in una storia. Ma facciamo un altro gioco. Facciamo un gioco un po' più interessante. Facciamo il gioco delle speculazioni fantascientifiche. Proviamo a immaginare come sia andata la storia, ipotizzando che McKenna avesse ragione. Quindi immaginate. Immaginate questi primi esseri umani. Non se la passano molto bene. Vivono la giornata, cercano solo di non morire per una carie ai denti. E a un certo punto si sparano sti funghetti. E iniziano a pensare. Iniziano a immaginare e chiedersi quale sia il loro posto in questo mondo. Iniziano a chiedersi cosa sia successo ai loro compagni caduti. Cosa ne sarà di loro. Intanto gli viene questa strana voglia di kebab che ci sta sempre bene. E mentre si chiedono cosa cazzo sia un kebab, sognano. Sognano storie, sognano mondi, sognano di scoprire cosa si nasconda oltre l'orizzonte. Iniziano a desiderare di scoprirlo, di imparare, di diventare di più di quel che sono. L'effetto psicotropo dei funghi a un certo punto scompare, ma ormai il loro pensiero c'è stato, la loro curiosità resta. E qui cosa succede? Cosa fa la scimmia? Magari nella nostra fantastoria il popolo strafatto sviluppa un desiderio che si trasforma in arroganza, aggressività, voglia di conquista, desiderio di dominio. Potrebbe sviluppare un desiderio che non appartiene a nessun altro essere vivente, tipo il desiderio di immortalità, il desiderio di lasciare un segno del loro passaggio su questa terra, di essere ricordati, di venire amati anche da coloro che ancora devono venire. Non servirebbe nemmeno che tutti loro sviluppassero un simile desiderio, ne basterebbe uno. Un singolo individuo avaro, straboccato, di ego e megalomania indotta dai funghi, in grado di convincere anche i suoi compagni a intraprendere una missione a cui nessuno prima di allora aveva mai pensato: invadere, conquistare, unificare, dominare. E chissà, forse magari perché ci credeva davvero, o forse per occorrenza protopolitica, avrebbe potuto sviluppare stratagemmi, inganni, regole sociali, simbolismi, religioni e invogliare gli altri compagni a seguire delle regole. Quella scimmia glabra è stata il nostro progenitore, e quella scimmia si chiamava Ginetto Maria Sollazzi vien dal mare. Boh, così. Ma sì, è solo fantasia. Alla fine. Aspetta, ma prima di andare fatemi parlare un secondo del nostro sponsor, NordVPN, che ci supporta sempre, anche se parliamo di cose indecenti e stupefacenti. NordVPN è la VPN di cui tutti abbiamo bisogno, perché non importa dove ti trovi, puoi anche essere nell'ipersballo, alla fine l'unica cosa che davvero conta è avere una navigazione sicura e continuare a guardare quel che vuoi. Questo perché NordVPN protegge i vostri dati tramite la criptografia, permettendovi di camuffare l'indirizzo IP del vostro dispositivo, facendovi quindi risultare connessi in un'altra nazione. E questo è molto bene, non solo per la sicurezza, ma anche per accedere a contenuti che non sono disponibili nel paese in cui vi trovate, ma casomai sono disponibili in altri paesi.
per l'appunto. Facciamo un esempio. Sapete cos'è Bard? È l'equivalente di ChatGPT, ma di Google. Un chatbot che io volevo provare, ma non è al momento disponibile in Italia. È disponibile in un sacco di paesi del mondo, ma non qui. L'Europa, giustamente, prima di approvarla, vuole fare chiarezza su alcuni aspetti. Ma intanto io ero curioso di provarlo. E quindi, come fai? Ho aperto NordVPN, ho cliccato sul Brasile, che è uno dei paesi in cui il chatbot è al momento disponibile. Da quel momento, per Google, io mi trovavo in Brasile, quindi ho potuto provarlo. Gli ho chiesto quindi se conoscessi tardigradi, perché sì, che domanda faccio a un chat, ovviamente. E quello mi ha risposto, tra l'altro molto bene. Non si è sforzato troppo, ha scritto proprio l'essenziale, ma bene. Non ha però mai menzionato Vincenzo e per quanto mi riguarda può essere bocciato tranquillamente. Poi gli ho chiesto anche se conoscesse un tale Barbascura X. Mi ha risposto che sì, conosco un tale Barbascura X. È uno youtuber italiano, stand-up comedian e divulgatore scientifico. È conosciuto per i risvolti umoristici, oscuri della scienza, eccetera, eccetera. Sono proprio io! Bravo, bravo. Specie considerando che per ChatGPT io ero un tale Marco Costanzo palermitano che ha guadagnato popolarità grazie alla sua personalità simpatica e schietta e alla sua abilità nel commentare i giochi in modo divertente. E questo l'ho solo dato io. Beh, in seguito però si è corretto, eh. Il vero nome di Barbascura X è Alberto Angela, no! E questo senza contare le altre opzioni di NordVPN, come NordPass o Password Manager. Vi consiglierei vivamente di provarlo, anche perché costa pochissimo, ma se volete in descrizione trovate pure un link con un codice sconto per averlo con un'ulteriore offerta, quindi, cioè io non lo so che vuoi di più. Mi raccomando, e noi come sempre ci vediamo lunedì prossimo alle 14 per un nuovo video. Ciao!